Click and Garden, il tuo giardino in un click. Per quanto riguarda invece la parte di aprire la terrazza sul giardino, è un'ottima idea. Quindi aspetta, torniamo, ecco qui, a questa foto. Questa parte qui è un'ottima idea, aprirla sul giardino. Allora, che cosa si potrebbe ipotizzare? Ti faccio vedere un esempio, perché vedo che tu qui, allora siamo su questa parte qui, eccola, tac, vedo che qui tu hai disegnato un sistema di gradoni, quindi sono tutti gradini che scendono. Però il mio consiglio è fare un tipo di operazione del genere. Ti faccio vedere un esempio concreto, l'abbiamo realizzato un po' di tempo fa, eccola qui, vediamo se c'è. Tac, ecco, è quasi un caso analogo, è simile, quindi vedi lo stato di fatto e questo qui. Stato di fatto, vedi, c'è un muretto che dà sul giardino, stesso tipo di problema di chiusura. Questo è il prima e questo è il dopo i lavori. Si vede bene il tipo di lavoro che è stato fatto. Allora, quello che dovresti fare tu, non lavorare su un sistema fatto di solo gradini, ma come questo, hai alternato gradini, fioriera, questo diventa una seduta. Ti faccio vedere qualche altra foto, ecco qui, si vede il controcampo, eccola qua. Vedi com'è fatto. Torniamo adesso alla nostra planimetria e andiamo a vedere come possiamo sistemare e lavorare sulla lingua d'acqua che si trova all'ingresso. Il giardino acquatico, eccolo qui. Allora, mettiamolo in evidenza, tac, eccolo. Questa è la nostra fascia del giardino acquatico, che sarebbe questo qui. Avete iniziato a fare lo scavo. Allora, che cosa succede? Questa parte forma una sorta di L con il sistema di apertura che devi fare, che dovete fare sul gradino. Eccolo qua. Io penserei, allora, uno e due. Non devono essere due sistemi indipendenti, ma deve essere un unico sistema. Quindi questo qui, arrivato da questa parte, può avere un elemento che fa un po' da svincolo tra i due sistemi. Quindi magari qui può partire una prima vasca che può contenere non il limone come è indicato, ma può avere una vasca d'acqua più alta messa qui, ma quota, questo qua va giù, questo va giù, e questa vasca potrebbe avere questa quota qui. Da questa quota parte l'acqua che va giù e parte tutto il sistema del giardino acquatico. Invece da quest'altra parte, vasca, gradini, e inizia il nostro sistema con magari fioriere, qualche seduta che va a definire lo spazio. Parte il nostro nastro attrezzato, chiamiamolo così. Allora, raccomandazione, un unico sistema che qui diventa acqua, svincolo, gradini, sedute e fioriere. Come potresti suddividere questo sistema? Allora, per inglobare anche le colonne, potresti pensare che questa prima parte, il primo blocco, è un sistema di fatto da fioriera. Lo mettiamo, eccolo qui in verde. E la seconda parte, e questa qui c'è sempre il tuo pilastrino, possiamo inglobarlo e possiamo pensare sempre a un sistema di fioriera, magari un po' più stretto, avanti può avere una seduta. Quindi questa parte T continua e diventa seduta, la parte che si trova qui davanti. Te la segno, te la metto in evidenza, eccola qua. Questa parte qui, ecco, diventa seduta. Per quanto riguarda la zona piscina, invece, farei una considerazione. Allora, intanto questo percorso non lo considererei, eliminiamo questo per il momento. Allora, possiamo pensare che la piscina, messa così, è un po' la classica piscina con il marciapiedino intorno. Vedo che qui hai fatto il percorsetto che arriva. Però che cosa succede? Scendendo dal nuovo sistema ci troviamo sull'erba, sul prato, non abbiamo un collegamento alla piscina. Però facciamo un passo indietro. Per la piscina, l'idea che mi viene, guardando le tue foto, che cosa possiamo fare? Allora, attualmente questo è l'ingombro che hai fatto della
della piscina. Vediamo un po', segniamolo in questo modo. Eccolo qui. Allora, che cosa potremmo fare? Potremmo sfruttare questo dislivello per portare la piscina qui davanti. Che cosa succede? Allora, andiamo alle foto, ti faccio vedere che cosa stavo pensando dalle foto. Eccolo, ecco qua. Sfruttiamo questo dislivello, questo muro. Questo muro, come mi dicevi, è da rifare. E potremmo pensare una piscina allineata, quindi parte dal piano sopra, allineata qui, potrebbe avere uno sfioro sul panorama. Quindi la tua piscina la possiamo portare su questa parte in modo che diventa uno sfioro sul panorama. Qui che cosa succede? Recuperiamo anche gran parte del giardino che si trova qui sopra, più o meno tutta questa parte qui, e questa parte potrebbe diventare una zona solarium, zona living attrezzata. Si potrebbe configurare, studiare come una zona a supporto della piscina. Stessa cosa, questo sistema l'abbiamo, diciamo, annullato, agganciato, può diventare un sistema pulito, lineare, che collega questa parte qui. Eccolo qua, lo segniamo in questo modo. Così, ecco, collega questa parte. Stessa cosa, è da studiare un sistema che da qui collega questa parte della piscina, quindi potrebbe essere proprio un collegamento che arriva vicino alla piscina, fatto in questo modo. La piscina sicuramente intorno qui avrà una sorta di pavimentazione che collega anche la zona living, fatta in questo modo. Adesso è chiaro, io ti do delle indicazioni di massima, la cosa poi è da studiare bene al centimetro, in modo che questa parte, vedi, diventa un unico sistema fatto da percorsi che portano alla zona living, piscina, panoramica. Questa qua poi sarà tutta la parte organizzata a verde, però in questo modo, diciamo, il disegno inizia a essere un po' più pulito e inizia a funzionare meglio. Questa sarà tutta la parte a verde intorno. Insomma, da qua c'è il tuo nespolo esistente. Questa parte giù invece, che sarebbe questa qui, puoi organizzarla, dedicarla alla tua collezione di rose e i tuoi alberelli da frutta. In modo, che cosa succede facendo questo? È bello perché la tua piscina, che cosa fa? Sfiora. La percezione che tu avrai è questa qui. Prendiamo le foto, eccola qui, ecco, da questa foto quindi la tua piscina sfiora su questa visuale. Ecco, questo è il controcampo da su, ecco la sequenza gravare. Quindi piscina che taglia qui, taglio d'acqua che dà sul tuo giardino di rose e alberi da frutta e dietro il panorama. Ecco qui. Allora ti segno tutta la parte che puoi dedicare al roseto e piccolo frutteto. Eccolo qua. E poi qui puoi inserire anche il salottino centrale che mi hai fatto vedere, che hai comprato e non sai dove posizionare. Magari direi questo elemento, questo salottino messo al centro, intorno al quale si sviluppa il tuo giardino tematico. Quindi questo diventa proprio un elemento puntuale. Studiamo un collegamento con il percorso. Se si scende la scala, può essere fatta una sorta di L che collega giù. Quindi questa è la tua scaletta che arriva qui. Questo sistema gira e contiene, magari si allarga un pochino, e contiene il tuo salottino da vedere sul posto. A completare questa parte, eccola qui, potresti pensare a un sistema di schermatura di tutta questa parte. Schermatura può essere anche un filtro fatto magari con un pannello listellato orizzontale, visto che qua hai bisogno non di luce ma di aria, in modo che lascia passare anche dell'aria. Questi potrebbero anche avere in questa parte che corrisponde
alle aperture potrebbero avere degli sportelli che li puoi aprire in modo che puoi anche posare attrezzi e tutto quello che ti serve per il giardino. Per quanto riguarda le alberature, allora avremo questo è il tuo nespolo esistente, poi puoi andare a caratterizzare il percorso che porta sull'area living, si può segnare con due alberature, questa l'abbiamo libera, qui c'è la siepe esistente, questo lato qui può essere caratterizzato lo stesso l'alberatura, anche per una questione di privacy con il vicino, questo sistema può abbracciare tutta la parte della zona living, qui forse lo fermiamo, facciamo in questo modo, ecco, lo limitiamo qui da questa parte. Ti ricordo che il giardino orientamento al nord, quindi occhio alla piscina, non creare ombra sulla piscina da questa parte. Queste le possiamo compattare, possono essere aperture anche un po' più piccole, alberi, anche alberi da fiore, caducifoglie. La piscina la lasciamo libera, giù nella parte invece del frutteto sicuramente saranno, siamo un po' più piccolini, puoi caratterizzare, però non andare diciamo a bloccare la visuale sul panorama, la fascia perimetrale puoi caratterizzarla con le due alberature da frutto in modo che ti fanno, come ti dicevo anche prima, una specie anche di filtro venticino. Queste sono le alberature da frutto, qui si sviluppa il tuo giardino tematico con la leggenda, siamo messi così. Per un riepilogo ti lascio tutto.